Ben ritrovati, oggi fare i puntati su una delle eccellenze della sanità in Campania. Parliamo della Clinica Santa Rita di Atripalda. In studio con noi il dottor Walter Taccone, presidente del Consiglio di Amministrazione, che naturalmente ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Intanto, dottore Taccone, partiamo da un primo bilancio: quali sono i risultati più significativi raggiunti negli ultimi mesi dalla Clinica Santa Rita? Ma guardi, ho dovuto forzare un po' la mia mano perché in genere non cammino mai con carte scritte, però questa volta, poiché i punti da toccare sono più di uno, e per evitare di dimenticarmi di qualche cosa di importante che stiamo realizzando in questo momento in clinica, mi sono permesso di farmi un piccolo appuntino, quindi ogni tanto darò un piccolo sguardo al Certo. programma che mi ero preparato. Ma iniziamo innanzitutto dicendo che nel mese di settembre finalmente abbiamo messo a nudo e abbiamo messo in funzione la risonanza magnetica. Una cosa molto importante perché per chi non è avvezzo a situazioni sanitarie deve sapere che la risonanza magnetica deve essere autorizzata preventivamente dalla Regione Campania e quindi un anno e mezzo fa più o meno abbiamo istruito una pratica presso la Regione per essere autorizzati a sistemare ed impiantare la risonanza magnetica in clinica, che è stato un bello sforzo sia da un punto di vista organizzativo sia economico, che ovviamente ci ha coinvolti, ma che apparentemente dai primi risultati che stiamo ottenendo sta dando grandi risultati. Perché questa risonanza magnetica e quali sono le caratteristiche? Non entro nel merito del tecnico della risonanza, però ai nostri telespettatori serve avere delle notizie, diciamo, informative importanti. È una risonanza magnetica aperta, quindi è una cosa molto importante perché, come tutti ben sapete, essere sotto il tubo per una mezz'ora, per 30 minuti, 40 minuti, le persone che soffrono di claustrofobia hanno grossi problemi. Questo impedimento praticamente con la nostra risonanza è totalmente scomparso, nel senso che sia i bambini sia gli adulti possono stare tranquillamente a fare la risonanza, ma oltre al problema della claustrofobia, che è pure importante, ma non è marginale, non è scientifico, non è tecnico, questa macchina consente di fare esami dinamici, cosa che le altre macchine, anche più potenti, che sono sistemate in Italia, non riescono a fare completamente, e poi ha la possibilità di fare della risonanza interventistica. Fondamentale in quanto, poiché questa risonanza si caratterizza dall'avere non un magnete soltanto, ma due magneti permanenti posti ai lati del paziente, il paziente viene messo in mezzo a questi due magneti ed ha possibilità a 360 gradi di non avere nulla accanto a sé, per cui il chirurgo interventista con gli esperti della risonanza possono tranquillamente avvicinarsi al paziente e fare anche altri interventi, tipo per esempio, che ne so, inalazioni o installazioni di medicinali nella spalla per la cura di patologie della spalla, del ginocchio e così via, che è una cosa molto importante, in particolar modo per noi che siamo avvicinati al calcio, come lei sa, e quindi Certo. questa è una di quelle applicazioni molto importanti che stiamo portando avanti. Ecco, sempre dal punto di vista delle strutture, chiaramente la Clinica Santa Rita si pone all'avanguardia come struttura sanitaria. Ecco, quali sono gli altri risultati che avete Ma conseguito? questa la risonanza ormai l'abbiamo inserita a settembre, ma diciamo che un altro piccolo fiore all'occhiello è questo corso preparto che abbiamo inserito in clinica, in cui i nostri pediatri, le nostre vigilatrici e i nostri collaboratori hanno fatto un servizio estremamente interessante e qualificato per le partorienti, in particolar modo per le prime partorienti, quelle che si avvicinano per la prima volta ad avere un bambino, per cui hanno sopperito, così mi permette di fare questa piccola digressione, hanno sopperito quasi ai ruoli delle nonne di una volta, per cui hanno fatto un corso in cui hanno consentito alle giovani partorienti innanzitutto una maggiore respirazione, una maggiore facilitazione proprio per l'avvicinamento proprio al parto. E questo è stato fatto con dei maestri yoga, con dei maestri psicologi e così via. Successivamente la cosa interessante che è stata conseguita è l'istruzione praticamente alla giovane mamma e anche al giovane papà in questo caso di quello che poi avrebbero dovuto affrontare come per quanto riguarda allattamento al seno, sistemazione del bambino nella culla, tutte queste operazioni che una volta venivano istruite, venivano fatte praticamente dalle mamme, dalle nonne praticamente in Certo. questo caso, e quindi abbiamo avviato questo tipo di percorso che è stato per la verità molto ben seguito sia dai genitori maschi sia dalle partorienti. Ed è una cosa che sta andando avanti continuamente, in quanto è già la quarta riunione che è stata fatta e
questo percorso continuerà successivamente anche nel corso dell'anno, in cui daremo sempre informazioni migliori e sempre più avvantaggiate. Ecco, intanto alla Clinica Santa Rita di Atripalda lunedì un importante confronto scientifico di chirurgia endoscopica che riguarda soprattutto l'aspetto otorino. Sì, direttore, prima di questa cosa devo dire che però, perché questa è una cosa che mi fa molto piacere, abbiamo fatto un altro corso molto importante, un corso ECM con 12 crediti formativi sul cariotipo molecolare. È una cosa abbastanza strana per uno che si avvicina alle case di cura. Il cariotipo molecolare è un'indagine praticamente che riguarda le malattie genetiche. Ovviamente l'abbiamo fatto in associazione con Futura Diagnostica, che è la capofila praticamente della casa di cura Santa Rita, ed è una cosa estremamente qualificata proprio nel campo delle patologie genetiche. Cioè, questo si avvicina al cariotipo tradizionale. Dico ai nostri telespettatori che cos'è il cariotipo in due parole. Praticamente è una tecnica che consente, con delle culture cellulari, di avere informazioni sul liquido amniotico, quindi sulle partorienti che si avvicinano ovviamente ad avere a fare una gravidanza. Viene investigato e viene indagato il liquido amniotico per scoprire eventuali patologie genetiche. Una per tutte, la più importante, la sindrome di Down, questa famosa trisomia 21, che purtroppo ha una frequenza sempre maggiore nell'ambito delle patologie genetiche. Ebbene, questo cariotipo tradizionale oggi, che ha una serie di vantaggi e una serie di svantaggi, il primo fra tutti è la lungaggine dell'indagine, è un'indagine che dura mediamente dai 15 ai 25 giorni, per cui immagini una persona che si avvicina a questo tipo di discorso perché ha fatto un'ecografia e il ginecologo ha visto che ci potrebbe essere qualche problema, quindi immagini l'ansia della persona che si avvicina ad un'indagine di questo tipo, visti i tempi lunghi di esecuzione tecnici dell'esame. Abbiamo sopperito con tecniche più sofisticate che consentono di fare indagini sulla sindrome di Down e su altre tre sindromi importantissime che coinvolgono i cromosoma 13, 18, 21 sessuali. E quindi questa è una tecnica che si chiama QFPCR, scusi la parola, è un'indagine tecnica, certo. Sono costretto a dirla così, è un'ibridizzazione praticamente in situ che viene fatta, che va anche sotto il nome di tecnica FISH, che consente di avere risultati in 72 ore. Quindi questo è già un primo approccio molto importante che elimina la lunghezza dei tempi di attesa della risposta. Ma la cosa più importante del cariotipo molecolare è che mentre la tecnica del cariotipo ha una grande limitazione dovuta all'occhio umano e quindi al microscopio che poi va a studiare questi cromosomi, questo cariotipo molecolare ha la possibilità di stratificare oltre 3.000 porzioni del genoma umano su un vetrino pretrattato e quindi c'è una tecnica di installazione robotizzata praticamente di questi cloni, scusi il termine tecnico, che sono frazioni praticamente del DNA umano, e si ha la possibilità di ingigantire notevolmente e di avere una sensibilità altissima, quindi oltre ad accoppiarsi al cariotipo tradizionale ha la possibilità di espandere le diagnosi anche in patologie che il cariotipo non riesce a vedere. Ecco, guardiamo quindi adesso alle nuove sfide della Clinica Santa Rita partendo appunto dal confronto di lunedì. Sì, il confronto di lunedì è un'altra cosa molto importante, richiama già un corso che è stato fatto l'anno scorso, che ha visto già partecipare 60 specializzati nella materia di otorino, laringoiatria, e 20 specializzanti. L'anno scorso abbiamo avuto 80 iscrizioni. Questo corso è un corso estremamente qualificato, così come quello del cariotipo molecolare, del quale in precedenza abbiamo avuto professori dell'Istituto Mendel, della Università di Tor Vergata, mi riferisco al cariotipo, dall'IRCCS di Milano, il San Raffaele, vari professori veramente qualificati, oltre ovviamente alla nostra esperienza. Nel campo invece dell'otorino, la ringoiatria e rinosettoplastica, è un secondo corso che vede coinvolti i più grossi nomi italiani in questo campo, a cominciare dal professore De Vincentis dell'Università di Roma, al professore Castelnuovo, che è un nome altamente qualificato, credo, senza voler fare categorie o classificazioni di specialisti, credo che sia il numero uno in Italia. E quindi questo corso si avvicina ancora una volta a circa 100 iscritti. Avremo 100 iscritti, avremo un parterre incredibile di relatori. Il dottore Bianco, che ci onora della sua
collaborazione in clinica e il direttore di questo corso, molto conosciuto nella nostra provincia, una persona estremamente qualificata, e quindi questo corso si tenterà di dare risposte ancora migliori ed innovative rispetto alle esperienze che abbiamo fatto già l'anno scorso nel primo corso che abbiamo fatto circa un anno fa. E chiaramente non vi fermerete qui, le prossime sfide, i prossimi impegni della clinica Santa Rita? Ma altre piccole sfide sono per esempio il discorso importantissimo sulla chirurgia della mano e sull'allergia nei bambini. Fermiamoci per un secondo al discorso dell'allergia della mano. Il professore Passaretti dell'Università di Napoli, che anche lui ovviamente è un collaboratore esterno della Casa di Cura, farà nel mese di novembre una specie di meeting interno, lo definisco così perché non ci sono relatori e gente che ascolta le relazioni, ma ha invitato dei colleghi universitari e ospedalieri, sia pubblici che privati e case di cura, in cui faranno un'esperienza, metteranno a confronto le proprie esperienze personali sulla chirurgia della mano, che è una patologia estremamente frequente, estremamente importante. Basti pensare al famoso dito a scatto che si instaura in persone in maniera totalmente voglio dire, improvvisa. Questa patologia quindi non ha altra situazione se non il ricorso alla chirurgia tradizionale. E successivamente, sempre nel mese di novembre, quindi scusatemi tutto questo, certo, informazione di notizie estremamente, sempre più frequenti, sempre nel campo pediatrico faremo un ulteriore incontro sull'allergia in età pediatrica. Anche questa è una cosa importante perché coinvolge, è una patologia estremamente frequente, è una patologia che va affrontata con grande serietà e con grande determinazione, quindi la dottoressa, la nostra pediatra, il dottore Pierro, che è il nostro responsabile della pediatria, e la dottoressa, Capasso, che è proprio esperta in questo campo, daranno il loro apporto scientifico per risolvere e per dare maggiori informazioni su questa patologia che è estremamente frequente. Allora, per chiudere, approfitto della sua presenza per parlare anche di calcio, visto che lei è direttamente impegnato con la squadra dell'Avellino, aveva promesso una squadra competitiva che poteva lottare per il vertice della classifica, alla fine così è stato. Insomma. Sì, faccio una piccola digressione su questo, perché neanche a farlo apposta, stamattina abbiamo il nostro centravanti Castaldo che dovrà fare una risonanza perché ha un piccolo risentimento alla gamba e quindi dobbiamo andare un po' a investigare che cosa succede. Lei sa meglio di me che Castaldo è un punto fermo della nostra formazione, quindi fare a meno di un giocatore così importante potrebbe crearci qualche problema per domenica a Viareggio e nelle prossime partite. Questa risonanza, fra le altre cose che oggi faremo, ha la possibilità di fare un'indagine statica, cioè sul paziente ovviamente supino, ma può farla addirittura sotto carico e quindi la può fare seduto, perché ha la possibilità questa risonanza di avere il ribaltamento praticamente del lettino, e va addirittura in posizione ortostatica. Quindi questo consentirà sicuramente di darci delle informazioni serie, precise e approfondite, cosa che tenga conto che questa macchina è una delle due macchine installate in Italia, non ce ne sono tantissime. Certo. Quindi stiamo facendo progressi di giorno in giorno, in quanto gli specialisti americani di questa macchina e gli specialisti italiani che rappresentano questa società americana, che ci ha fornito questa strumentazione, stanno lavorando accanto a noi per mettere a punto dei protocolli sempre più squisiti e sempre più tecnici per ottenere risultati sempre più probanti. Lei si ricorderà che le ho detto che questa risonanza ha consentito a Buffon di scoprire il vero male, fra virgolette, così occulto, che affliggeva questo grandissimo giocatore, quale dopo una serie di indagini fatte senza aver capito qual era la problematica che affliggeva la sua colonna, poi facendo proprio questa risonanza con una strumentazione di questo tipo è riuscito a capire la patologia, curarsi, e fortunatamente oggi è in condizione di onorare sia la Juventus sia la nazionale italiana. Per quanto riguarda l'Avellino avevo promesso di fare una squadra di livello. Ebbene, io devo dire che tutto sommato sono assolutamente soddisfatto delle scelte che sono state fatte, sono fra virgolette meno soddisfatto di dove siamo, perché è vero che siamo secondi, dice, ma questo signore è incontentabile, però è altrettanto vero che essendoci prefissati un obiettivo importante, qual era quello di arrivare sicuramente nei playoff, abbiamo la necessità di restare in vetta il più possibile e cercare evidentemente di ostacolare le squadre che in questo momento stanno insieme a noi o che hanno addirittura un punto superiore al nostro.
L'impegno della società, mio e degli altri soci, è costante, siamo vicini alla squadra in ogni momento, li stiamo supportando in ogni loro desiderio, li stiamo venendo incontro su tutto quello che possiamo fare e quindi siamo in condizioni sicuramente di cercare di ottenere questo famoso risultato che tutti noi auspichiamo e che questa città e i tifosi meritano. Baldan ha presentato il TG di Telenostra.